Ciao a tutti, ben ritrovati all'Altro B, lo spazio dedicato al Second Stage. Sarà l'ultima volta. La musica cantautorale determinò una profonda rottura con la musica tradizionale italiana negli anni 60 e questa fu la nostra rivoluzione musicale. Vorrei presentarvi un amico che è venuto a trovarmi e... Uno stile e un linguaggio diverso affrontando una varietà di temi che andava dal sentimento alle esperienze esistenziali, sino alla politica, all'ideologia, alla guerra e ai temi dell'emarginazione. Rino Gaetano. Le fendi è quel signore che consuma abitualmente una tazza di petrolio alle 5 del pomeriggio. Si parla anche di scuole cantautorali, ma il termine scuola indica più la zona di provenienza del cantautore. Le più famose sono quella genovese, romana, siciliana, bolognese e milanese. L'Osteria dei Pensieri che sale su Second Stage oggi nasce nel 2009, nel 2010 produce il primo EP che lo porta in qualsiasi realtà musicale e nel marzo del 2014 esce Una giornata quasi perfetta, un primo disco di 13 tracce autoprodotte. Sentite di essere i nuovi cantautori emergenti sullo scenario italiano musicale, ci sono molte scuole che possono aiutarvi a capire come scrivere e interpretare una canzone. Una di queste è il Centro Europeo di Tuscolano di un certo Mogol. Ora passami carta e penna che ci iscriviamo al chat e voi continuate a rimanere sintonizzati su www.sherpa.it. Sorrisi mai contenti e i sospiri per gli